Pietro Giordani, un italiano, risponde al discorso della De Stael. Madame De Stael ha scritto quell'articolo che abbiamo letto la volta scorsa e che ha creato scompiglio, diciamo così, negli intellettuali italiani. E grandi reazioni. Abbiamo detto che ci sono state delle reazioni molto piccate, risentite, insomma, soprattutto degli accademici classicisti. E quindi insorgono in difesa delle glorie nazionali e dei principi sacri dell'arte classica. Ma tra queste voci si distingue la voce di Pietro Giordani, perché è un classicista, diciamo, sincero, puro. Come dicevamo, Sebastiano Timpanaro, no? Classicismo e illuminismo nell'Ottocento italiano. È, insomma, Pietro Giordani, uno dei più famosi esponenti di una corrente sicuramente minoritaria ormai nell'Ottocento, ma che ha una sua dignità. E così Pietro Giordani sinceramente risponde a Madame de Stael. Pone questa domanda, dice: ma fra gli studi veramente utili e onorevoli all'Italia, porremmo noi le traduzioni dei poemi e dei romanzi oltremontani? Cosa facciamo? Ci mettiamo a tradurre queste poesie oltremontane, che sono scritte al di là delle Alpi, soprattutto in Germania? Sarà veramente arricchita la nostra letteratura adottando ciò che le fantasie settentrionali crearono? Per esempio, questa poesia con il gusto dell'orrido, del tenebroso, dell'oscuro, del notturno, del lunare, sono così utili e necessarie per noi. Così dice la baronessa appunto è Madame de Stael, come spiegato la volta scorsa, era una baronessa. Così credono alcuni italiani, ma io sto con quelli che pensano il contrario, quindi anticonformista, controcorrente, diciamo, Pietro Giordani. Un po' come i Leopardi, tra l'altro Pietro Giordani era un grande amico di Leopardi, Leopardi scrisse molte lettere a Giordani. Consideriamo prima la loro fondamentale ragione, ci vuole novità. Ecco, questi romantici qua, Madame de Stael in primis dice che ci vuole novità, bisogna cambiare. Ma io dico, oggetto delle scienze il vero, delle arti il bello. Non sarà dunque pregiato nelle scienze il nuovo, se non in quanto vero, e nelle arti se non in quanto bello. Cioè, novità, ma non novità ad ogni costo. In fondo, quando noi facciamo scienza, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo deve essere il vero, non il nuovo, non ciò che è nuovo. E se ciò che è nuovo non è vero, non è da accogliere. È lo stesso, nelle arti, il nostro obiettivo è il bello, non il nuovo. È chiaro però che qui dietro c'è l'idea neoclassica, classicista, no? Della letteratura, in base alla quale nella letteratura bisogna appunto cercare di trovare la bellezza. Ricordate Winckelmann? Le scienze hanno un progresso infinito, possono ogni dì trovare verità prima non sapute. Finito è il progresso delle arti, dice poi, riflettendo e continuando a riflettere. Ora che ci penso, nelle scienze tutto sommato il nuovo ancora ha una sua giustificazione. Perché? Perché le scienze sono in continua evoluzione. Invece nelle arti no. Ecco qui la visione però chiaramente classicista e neoclassica, eccetera, di Pietro Giordani. In base al pensiero dei classicisti in generale, il massimo, la perfezione è già stata raggiunta nelle arti, nella letteratura. Non si tratta altro se non di emulare, di imitare questa perfezione. Quando abbiano e trovato il bello e saputo esprimerlo, in quello riposano. Le arti, una volta che hanno trovato questo modello di perfezione, di bellezza, non si tratta altro se non di fermarsi a questo punto, non di continuare ad andare avanti. Dobbiamo ricordare invece che effettivamente nel romanticismo, per esempio nel romanticismo tedesco, spesso c'era un'attenzione per ciò che era brutto, strano, originale. Né si creda sia angusto spazio, benché sia circoscritto. Quindi, e non bisogna ritenere che l'ambito del bello, pur essendo ben delimitato, sia per questo di dimensioni anguste. Quindi la bellezza non è che sia comunque qualcosa di ristretto. Se vogliamo che ci sia bello tutto ciò che c'è nuovo, perderemo ben presto la facoltà di conoscere e di sentire il bello.
Quindi non andiamo dietro alla novità ad ogni costo. Cerchiamo di capire, dice Pietro Giordani, se nell'arte dobbiamo cercare il bello, questo non coincide con il nuovo. È implicita l'idea che il culmine insuperabile della bellezza artistica è costituita dai classici antichi. Gli artisti del disegno delirarono nel secolo XVII, cercando nelle pitture, nelle statue, negli edifici le più stravaganti novità, e uscirono affatto dalla bellezza e dalla convenienza. Fa un esempio Pietro Giordani, si riferisce alla pittura barocca, non so se avete in mente Archimboldo, no? Oppure all'architettura barocca, e dice: tutti gli artisti in quell'epoca, quindi nell'epoca del XVII secolo, quindi nel 1600, delirarono, quindi crearono delle cose al di fuori della ragione, no? Per la ricerca a tutti i costi dello stravagante, del meraviglioso, eccetera. Dove l'età nostra molto saviamente è ritornata. Invece nella nostra età, pensate al Canova, siamo ritornati alle proporzioni classiche, alla linearità, alla semplicità. Ma l'arte di scrivere, che nel 600 fu da moltissimi deformata per la stessa follia di novità, ha veramente mutato nel secolo nostro, ma forse in peggio. Dice insomma Pietro Giordani. Nell'arte siamo ritornati alla perfezione classica, col Canova, col neoclassicismo, eccetera. Ma nella letteratura invece assolutamente no. Effettivamente anche nella letteratura nel 600 si era andati un po' per rane, diciamo, con tutte quelle metafore ampollose, poesia dei poeti barocchi del 600 di Marino, eccetera. Ma qui, purtroppo, le novità del nostro tempo nella letteratura ci stanno portando ancora a peggiorare ulteriormente, in quanto che si è allontanata non pur dall'antico, ma dal nazionale. Se vogliamo a tutti i costi andare dietro a questi nuovi modelli stranieri, tedeschi, eccetera, ci dimentichiamo la nostra tradizione. Ecco, quindi l'orgoglio, anche l'orgoglio sincero, che guida Pietro Giordani nella valorizzazione della nostra tradizione culturale e letteraria, che almeno i seicentisti avevano una pazzia originale e italiana. La follia nostra è di scimmie e quindi tanto più deforme. Almeno, dice, la pazzia dei poeti barocchi, marinisti e nostri del Seicento, era una pazzia del tutto irrazionale, però era pur sempre italiana, cioè nell'ambito della nostra tradizione, della nostra cultura. Adesso invece ci mettiamo a scimmiottare, siamo con le scimmie, no? Che a tutti i costi vogliono imitare quello che fanno anche in altri paesi. Già si potrebbe molto disputare se sia veramente bello tutto ciò che alcuni ammirano nei poeti inglesi e tedeschi, e se molte cose non siano false o esagerate e però brutte, però sta per perciò. Chi l'ha detto che la poesia inglese e la poesia tedesca sia così alta, elevata, sublime? Ma chi l'ha detto? A me sembra, dice Pietro Giordani, anzi, che più delle volte sia proprio brutta, poesia brutta. Ma diasi che tutto sia bello, si conceda pure, si ammetta pure che sia tutto bello, che queste nuove poesie inglesi e tedesche siano tutte belle. Non per questo può riuscire bello a noi se lo mescoliamo alle cose nostre. Chi ha detto che magari poesie anche belle, in lingua tedesca o in lingua inglese, una volta tradotte da noi o imitate, eccetera, nei nostri canoni letterari, non risultino invece decisamente brutte? O bisogna cessare affatto di essere italiani, dimenticare la nostra lingua, la nostra storia, mutare il nostro clima e la nostra fantasia? O, ritenendo queste cose, trattenendo invece queste cose, cioè la nostra lingua, la nostra cultura, conviene che la poesia e la letteratura si rimanga italiana. Non dobbiamo scimmiottare a tutti i costi. Ma non può mantenersi tale frammischiandovi quelle idee settentrionali che per nulla si possono confare alle nostre. Ma non può rimanere una poesia davvero italiana la nostra se continuiamo a mescolarla con quelle idee settentrionali. Si riferisce qua alle idee del romanticismo sviluppate soprattutto in Germania, a partire dal 1798 con la diffusione della rivista Ateneum.
questa mescolanza di cose insociabili, cioè di cose che non vanno mescolate fra di loro, produrrebbe, come già troppo produce, componimenti simili a centauri. I centauri erano personaggi mitologici che avevano un po' dell'uomo e un po' del cavallo. E dice, stiamo creando dei mostri, stiamo facendo una poesia che è una poesia mostruosa, perché c'è la nostra lingua italiana, e quando facciamo poesia, comunque c'è la nostra lingua, c'è la nostra metrica, e ci mettiamo dentro queste immagini, queste figure provenienti dalla poesia tedesca e creiamo solamente delle cose orribili. Che l'antichità favolò generati dalle nuvole. Ah sì, gli antichi pensavano che i centauri fossero stati generati dalle nuvole. Non dico per questo che non possa ragionevolmente un italiano voler conoscere le poesie e le fantasie dei settentrionali, come può benissimo recarsi personalmente a visitare i loro paesi, ma nego che quelle letterature comunque verso di sé belle e lodevoli possano arricchire e abbellire la nostra, poiché sono essenzialmente insociabili. Non possiamo mettere insieme queste cose che sono fra di loro incompatibili. Sono incompatibili le immagini provenienti dalla poesia tedesca e la nostra poesia, la nostra letteratura. Se uno vuole leggere quelle cose in tedesco, magari in inglese, oppure vuole andare a visitare la Germania, ma che lo faccia! Ma non si pretenda poi di venire qua in Italia a mescolare le cose. E della letteratura settentrionale, quindi nordica, oltre le ragioni, abbiamo pure anche avviso dell'esperienza che, innestata contro natura alle nostre lettere, ne ha fatto scomparire quel pochissimo che rimaneva d'italiano. Quindi, oltre ai ragionamenti in astratti, abbiamo notizia dell'esperienza, che l'esperienza di questa poesia settentrionale nordica, eccetera, che innestata nella nostra letteratura ha fatto scomparire quel poco d'italiano che ci rimaneva. Ognuno ponga a mente come si scrive in Italia, da poiché vi regna Ossian, i canti di Ossian, tradotti da Melchiorre Cesarotti, sono ormai il tipo di letteratura che spopola in Italia, e Giordani si lamenta di questo, dietro cui è venuta numerosa turba di simili traduttori. È bello che questi appassionati di Milton o di Klopstock non conoscono poi Dante, e non conosciuto lo disprezzano. Quindi stiamo imitando troppo la letteratura straniera. Milton è un letterato, un poeta inglese, mentre Klopstock è invece un poeta tedesco. E ci dimentichiamo di Dante, della nostra letteratura, della nostra cultura. Cosa da far molto ridere è gli inglesi e i tedeschi, perché loro riconoscono la grandezza di Dante, e noi invece no. Troppo è vero che agli stranieri debbano parere isteridite oggidì in Italia le lettere, ma questa povertà nasce da pigrizia di coltivare il fondo paterno. Metaforicamente, dice Pietro Giordani, noi abbiamo un fondo paterno, cioè abbiamo una cultura, delle radici su cui innestare le nostre nuove piante, se vogliamo, no? Ma noi invece non lo coltiviamo questo fondo, quindi ci dimentichiamo della nostra traduzione, della nostra cultura. Né per acquistare dovizia ci bisogna emigrare e gittarci sull'altrui possessioni, i cui frutti hanno sapore e sugo che a noi non si confà. Continua la metafora dei frutti, dei campi, eccetera, eccetera, Pietro Giordani, dicendo che non è che per diventare più ricchi noi dobbiamo per forza gettarci sul patrimonio culturale di altri popoli, di altre nazioni, che non si confanno, non hanno niente a che fare con la nostra letteratura, con la nostra cultura e con la nostra lingua. Studino gli italiani nei propri classici, e nei latini e nei greci, dei quali nella italiana, più che in qualunque altra letteratura del mondo, possono fargli begli innesti, poiché è pure un ramo di quel tronco. Quindi, continuiamo a studiare invece le lettere classiche greche e latine, perché quelle sì sono direttamente collegate con la nostra cultura, cioè non ha niente a che vedere insomma con la nostra cultura, la letteratura tedesca, la letteratura inglese. Oh. E invece la letteratura greca e latina
si possono fare dei begli innesti, continua quella metafora delle piante, eccetera. Insomma, possiamo riprendere i classici latini e greci, innestando la tradizione classica nell'ispirazione moderna, dal momento che noi, la nostra letteratura, per esempio, deriva, come la nostra lingua deriva da quella latina, così anche la nostra letteratura. Laddove le altre hanno tutt'altra radice. Le altre letterature, per esempio le letterature straniere, hanno una radice completamente diversa. E allora parrà tutti fiorita e feconda. Quindi la nostra letteratura può fiorire solamente innestandosi su quei tronchi, su quelle radici, su quelle foglie, non so, che sono rappresentate dalla letteratura classica greca e romana. Se proseguiranno a cercare le cose oltremontane, accadrà che sempre più si dispiacciano le nostre proprie, quindi ci allontaneremo dalle nostre, come tanto diverse, e cesseremo affatto dal poter fare quello di che i nostri maggiori furono tanto onorati. E così smetteremo di fare, di realizzare delle grandissime opere di cultura per le quali invece sono stati esaltati i nostri antenati, i nostri predecessori, maggiori qua nel senso di maiores, i nostri antenati. Né però acquisteremo di saper fare lodevolmente ciò che negli altri ultramontani piace. Anche se ci sforziamo, non riusciremo mai a fare bene i tedeschi o gli inglesi. Quindi continuiamo a fare gli italiani, insomma. Non si possono mescolare le idee settentrionali con la nostra letteratura. Dobbiamo quindi innestarci nella letteratura nostra, nazionale. Oh. Notiamo che anche, a dire la verità, anche i nostri romantici hanno, comunque, i nostri romantici italiani, abbiamo detto che sono moderati e che non accettano tutto quanto proviene insomma dalla Germania, per esempio dall'Inghilterra, o per esempio sono razionalisti comunque i nostri romantici e vogliono innestarsi su una tradizione italiana, solo che la tradizione che propone Pietro Giordani è quella della cultura greca romana classica, mentre invece la tradizione sulla quale si vogliono innestare i romantici è la tradizione popolare cristiana. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.